3 punti per la salvezza, per raggiungere il nono posto e per allontanarsi dalla zona rossa. Per fare questo ci vuole il giusto atteggiamento e quella determinazione da grande squadra. Scontro salvezza al Foro Italico. 7 secondi per andare alla prima conclusione, allora avanza con Jerković, a Roma Visnova, Jerković, Josip! Jerković! Incrocia bene, 1-0 Roma Visnova. Fallo su Jerković, prova a cercare Andrea Bidazze che non c'è, allora cerca Vittorioso, ancora la palla di ritorno per Jerković, Josip! Jerković! 6-19, 2-0 Roma Visnova. Allora il capitano, palla dentro e Zdravko Delaš, terzo gol di Roma quando mancano 3-12. Danilović da lunga distanza, Danilović prova a dar palla dentro che non c'è, Danilović ancora 10 secondi, Danilović c'è Pappacea su di lui, Danilović in gol. Danilović è un ottimo tiratore e non possiamo concedere 10 finte a questo giocatore. Vittorioso gira la palla per il capitano Innocenzi, Claudio, poi Vittorioso ancora, Antonio poi gira per Giacomo Gianni dall'altra parte, Briganti, Delaš, Zdravko Delaš, quarto gol di Roma, 4-1 a 2-0-8. Camilleri contro Nicosia. Camilleri, Nicosia e sbaglia Camilleri, sbaglia, tiro fuori, sempre presente, attento alle dinamiche dello sport laziale. Casasola nel frattempo va in gol, accorcia le distanze per la seconda rete dell'Ortigia, 7-31 va Casasola, ancora il capitano, qualcuno che si deve prendere le responsabilità, va Josip! Jerković! C'è solo Delaš, nel frattempo dall'altra parte arriva Jerković e c'è anche un'espulsione, allora può giostrare la Roma Visnova, Delaš è tutto solo, Delaš, Zdravko Delaš! Il terzo gol personale, il sesto di Roma! E poi è fallo semplice, Danilović, attenzione, rimane lì e c'è il gol. Casasola, il secondo gol di Casasola. Briganti dall'altra parte per Josip Jerković, quattro volte Josip Jerković della Roma Visnova, 7-3. Ivovic, non c'è Jacopo, tenuto in panchina, poi attenzione Di Luciano tutto da solo davanti a Nicosia e beffa proprio l'estremo difensore romano, Di Luciano, primo gol per lui, poi va Jacopo, la sfera, Jacopo viene ribattuta la palla per Jerković, Danilović, il tiro e il gol, incredibile, sul finale viene eluso Nicosia perché la palla è stata toccata da Innocenzi, Jerković, Josip e poi sotto porta c'è il gol di Zdravko Delaš, il gol di Zdravko Delaš. Gobbi va a girare ancora il pallone, Jerković palla dentro, ci arriva sempre lui e segna sempre lui oggi, Zdravko Delaš, prova la palla dentro per Vittorioso che si improvvisa, centro boa e poi Vittorioso tutto solo, Vittorioso, Antonio, Vittorioso, espulsione di Giacomo Gianni, quella definitiva e poi il gol in superiorità di Camilleri, primo gol di questa partita per Camilleri, lo dicevamo, Briganti, tutta la Roma ha giocato bene, Vittorioso in centro, Vittorioso di girata, elude l'intervento di Rotondo, Ivovic palla in mano e poi il gol di Camilleri, 19° gol di Camilleri di stagione, vediamo se c'è spazio per un ultimo gol di Luciano e lui va a segno, secondo gol di Luciano. Finisce qua la partita, 11-8, la Roma Visnova batte l'Ortigia, una partita fondamentale, per poco ci scappava anche la 12esima rete, una partita che Roma ha giocato non bene, benissimo, la migliore Roma Visnova della stagione.